Ora grazie, se vogliamo comincio subito, non so se si sente, penso che così sia meglio. Tre comunicazioni di servizio. La prima, la vicenda del biglietto aereo di mia moglie. Beh, sarebbe bastato prendere in considerazione chi ha pagato il biglietto ed è a disposizione l'ordine di bonifico a valere sul mio conto corrente e a disposizione, naturalmente lo consegnerò agli inquirenti per il rispetto che bisogna avere nei confronti degli organi inquirenti. Comunque, se voi volete prenderne visione, dal conto l'importo lo vedete, quindi si possono anche fare errori. Se, prego. Grazie. Seconda comunicazione di servizio. Mi vengono contestate delle spese di missioni su una serie di località nelle quali io mi sono recato ovviamente per fini istituzionali e documentabili. Naturalmente anche per questo, questa è la prova, con tutte le, cioè l'elenco delle missioni, il motivo per cui sono stato a Nizza, il motivo per cui sono stato a Capri, Confindustria, sapete la riunione di Confindustria, a Milano, a Torino, al Salone del Libro, a Verona, all'Arezzo, e qui ci sono tutte le ragioni per le quali io sono stato in quelle zone, ovviamente, assolutamente, dopo aver dato addirittura anche informazione attraverso gli organi di stampa, cioè tutto ciò che fa un presidente di regione in questi casi è abbastanza ricostruibile attraverso anche le cose che sono state fatte. Anche queste cose naturalmente le daremo, le consegneremo a chi di dovere, naturalmente, però diciamo le mostro fin da ora, così se vorrete prenderne visione, per me ovviamente è una cosa positiva. La terza comunicazione di servizio, per altre cose, benché di minima entità, direi assolutamente addirittura irrisoria, ho avuto, insomma, questa mattina ci ho potuto lavorare, questa mattina sono stato alla Denso, come voi sapete, quindi sono stato a, diciamo così, a celebrare un momento importante per l'Abruzzo di un ulteriore investimento di una casa giapponese che punta sul suo stabilimento anche in futuro. Comunque tutte le altre cose, direi di quantità, di minima entità, vorrei dire irrisorie, tutte saranno confutate con la stessa forza argomentale, parliamo di, ovviamente di qualche centinaia di euro, insomma 500, 600, 700 euro complessivamente. Fatte queste tre considerazioni, ne vorrei fare una diversa, che è la terza. Oggi ho letto che qualcuno sostiene che non è iniziata la campagna elettorale. Beh, io dico che intanto sono stati convocati i comizi elettorali, sono state convocate le elezioni, quindi io direi, prendiamone atto che è iniziata la campagna elettorale, quindi oggi l'ho letto che diceva è iniziata la campagna elettorale ed è iniziata con un atto che potrebbe essere strumentalizzato. Quindi con un atto che qualcuno potrebbe strumentalizzare e quindi in qualche modo inquinare i percorsi di campagna elettorale. Però dico subito che se l'obiettivo dovesse essere quello di farci ritirare in un modo o nell'altro dalla competizione elettorale, beh, sappiano tutti che il centrodestra non si ritira. Che i nostri avversari politici, chiunque si siano e qualunque nome abbiano, debbano sapere che noi affronteremo questa campagna elettorale a testa alta perché noi siamo persone per bene. Qualcuno probabilmente vorrebbe sostenere che la politica ormai in Italia non serve più, che deve essere commissariata con vice sindaci o con vice governatori, magari futuri vice governatori. Bene, noi, si sappia, lotteremo fino al 25 maggio, certi, e tanto chi ci deve giudicare sono i cittadini, sono coloro ai quali, insomma, in qualche modo devono giudicare il nostro operato, e saranno i cittadini abruzzesi. Se vogliono o pensano qualcuno, anche in via strumentale, di strumentalizzazione di atti doverosi da parte della magistratura che sta indagando, ovviamente pensino, sappiano che noi non ci ritireremo, che lotteremo fino all'ultimo, e se vogliono fare questo
devono, come è stato già evocato da qualcuno e come è andato sulla stampa nazionale e locale, ci devono sterminare, ma non sarà facile. Io vorrei ancora credere, come ho sempre fatto, anche nella correttezza dell'operato della magistratura. Lo vedremo presto, lo vedremo il 4, che sarà la cartina di tornasole. Io ho finito la mia conferenza stampa. Vorrei semplicemente che intanto mi aiutaste, è il vostro dovere, il vostro lavoro, a evitare che possano diffondersi come veri alcune cose che sono errori. E lo ripeto, mia moglie non è stata pagata dalla regione e le missioni sono state tutte assolutamente giustificate per visite istituzionali, che è una prassi che vale in Regione Abruzzo da decenni. Nel rendiconto che viene fatto da terzi, non da Gianni Chiodi, ci si scrive a visita istituzionale. Io vorrei tanto che voi mi aiutaste in questo, perché lo ritengo un atto, direi, di correttezza da parte di tutti. Sono a vostra disposizione, quindi se volete prenderne, sono lieto che ne prendeste atto, ma mi preme in maniera particolare il bonifico, quello sì che sarebbe stata una cosa infamante. Io ho finito la conferenza stampa, se, a meno che non ci siano domande, ma insomma, credo che ce ne saranno occasioni nei prossimi giorni di tornarci sopra sui temi e magari affrontare con dovizia di particolari, qualora fosse ancora necessario, affrontare tutte le questioni. Ma l'entità delle somme contestate, ad eccezione di queste, ma valgono per tutti, sono talmente, direi, talmente minime da veramente ritenere che questa, diciamo, indagine, salvo queste cose per cui la magistratura ha ben fatto a lavorare, siano chiaramente destituite di qualsiasi valenza. Sì, no, questo è importante per me, perché poi posso sbagliare, i miei uffici possono sbagliare a compilare una nota spese, un rendiconto, per carità, se c'è da, voglio dire, ma queste cose sono cose importanti. E queste le abbiamo provate questa mattina, quindi non era una cosa molto difficile. Grazie signori e buona serata, e vi ringrazio per la vostra cortesia di essere venuti a quest'ora.